risotto allo zafferano con bacon croccante. Vuoi preparare un risotto senza doverlo girare continuamente ed aggiungere il brodo un po' alla volta? Guarda com'è facile con Magic Cooker. Iniziamo a tostare il bacon in una padella antiaderente con Magic Cooker a fiamma viva. Ora disponi in pentola il burro con la cipolla tritata, copri con Magic Cooker e fai rosolare a fiamma media. Aggiungi il riso e fai tostare a fiamma viva. Copri con Magic Cooker, versa il vino direttamente dai fori e fai sfumare a fiamma viva. Evaporato l'alcol, aggiungi tutto il brodo. Per ottenere un risotto all'onda, con un riso che cuoce in circa 18 minuti, utilizzo 450 ml di brodo ogni 100 g di riso. Regola di sale, mescola, copri con Magic Cooker e porta a bollore a fiamma viva. Raggiunta l'ebollizione, quando fuoriesce il vapore dai fori, abbassa la fiamma al minimo e cuoci per 6 minuti. Dopo 6 minuti aggiungi lo zafferano, mescola, copri con Magic Cooker e prosegui la cottura sempre a fiamma bassa per altri 6 minuti. Ora puoi spegnere il fuoco e lasciare 4 minuti in autocottura con Magic Cooker. Terminata l'autocottura non ti resta che mantecare con burro freddo, grana e far riposare un paio di minuti con Magic Cooker. Impiatta con bacon croccante e dimmi, è mai stato così facile fare un risotto?